contro i carabinieri. Era armato, loro lo fermano e lui spara. Spara e li uccide uno. In questo modo diventa un brigante. Questo, la Sicilia era piena di briganti, ma non come quelli di oggi, diversa, di una qualità diversa, diciamo. Quelli c'erano pure già e si insediarono molto bene allora, ce li siamo portati fino adesso. Questi erano dei briganti che erano soprattutto dei poveracci, della gente disperata che durante la guerra se ne andava sulle montagne e rimaneva a vivere sulle montagne, organizzando anche delle cose terribili. Per esempio a Palermo moltissimi ci sono ancora vivi, gente che è stata sequestrata dalla banda Giuliano. E siccome Salvatore Giuliano era una persona che aveva una forte personalità, a poco riunì attorno a sé un sacco di altri ragazzi che erano scappati dai paesi. Era un bello picciotto, Salvatore Giuliano, bello, forte, e divenne presto famoso. Ma c'è stato qualcuno che l'ha usato, Salvatore Giuliano, perché qualcuno, appunto, i latifondisti, probabilmente non solo lui, si resero conto che questa banda era una banda che poteva essere molto utile. Perciò, queste persone che non volevano che la Sicilia diventasse un paese democratico e dove la gente era libera, e di lavorare, di vivere in condizioni di democrazia, organizzarono degli incontri con questa banda, che erano degli analfabeti, delle persone molto semplici, diciamo, e gli promisero molto, perché a Salvatore Giuliano promisero veramente tantissimo per questi omicidi, che appunto probabilmente furono 80 che lui commise, gli promisero molto, sono tutti omicidi politici.